Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Partita già in corso di svolgimento. Che sì. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occhio, buon Cialanoglu! Ed è in rete! Il Milan ha effettuato un grande contropiede. Sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Hanno trovato subito il gol del vantaggio. E adesso avranno più spazi. Bella azione sulla corsia di sinistra. Che sì. Ibrahimovic. Che sì. Ottima copertura qui. Li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha avvisato, ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino. Deve fare molta, molta attenzione. Bennacer. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Il cross attraversa tutta l'area da parte a parte. Battuta lunga, nessuno ci può arrivare. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. C'è la palla lunga, in avanti. Spazza il più lontano possibile. Cross verso il centro. Tenta il colpo di testa. È mancata un po' di precisione. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Brahim Diaz. Palla in avanti verso il compagno. Ibrahimovic cerca il passaggio profondo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Pallone lungo in verticale. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Ha la possibilità di andare verso la porta. Tenta la conclusione. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Quando si tratta di lanciarsi a rete non si tira mai indietro. Grande azione questa, anche se non è riuscito a concludere come voleva. Hernandez. Che sì, lotta ma perde l'equilibrio. Quindici minuti alla fine della prima frazione. Conti recupera palla con un ottimo intervento. Occasione per il contropiede. Se ne va. Pallone in aria.
Çalhanoğlu, autore di una rete in questa partita, si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. E perde il duello fisico con l'avversario. Un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia. Difesa energica e decisa. Brahim Diaz. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Çalhanoğlu cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Çalhanoğlu ha provato di potenza. Conti. La gioca in profondità. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Scodella in avanti. Lungo passaggio in avanti. Mings prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È fuori gioco per lui. C'è la palla lunga in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Un'altra azione in copertura. Decide di cambiare fascia. Çalhanoğlu. Pallone lungo in verticale. Allunga il piede verso il pallone. È libero di creare pericolo. Arriva nella tre quarti avversaria. La gioca in aria. Sulla fascia, è libero. Bennacer. Bella palla ad allargare il gioco. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Fallo, calcio di punizione. Che sì. L'avversario ha avuto la meglio. Interessante azione sulla fascia destra. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare.
partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro il quarto uomo. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Scodella in avanti. Cerca il secondo palo. Da lì può segnare. Non è finita. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. E passa. Passaggio. La conclusione. Sensazionale Heaton. Allontana. Brahim Diaz. Çalhanoğlu. Qui può partire il contropiede. Ci sono tanti difensori in area di rigore, Luca. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta. Pallone in mezzo. Brahim Diaz fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Conti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Bennacer. Brahim Diaz la gioca a sinistra. Lungo passaggio in avanti. Conti. La chiave del match è da ricercare nel possesso palla. Stanno concedendo troppo da quel punto di vista. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. C'è fallo. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Il direttore di gara interrompe l'azione, si ripartirà con un calcio da fermo. Opportunità da calcio piazzato, occhi ai saltatori. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Grande movimento nello spazio, c'è il cross. Attenzione al tiro! Salvati dal palo! Un'occasione davvero sprecata. Credo che avesse troppa fretta di tirare e alla fine ha sbagliato. Doveva mantenere la lucidità. Vediamo se può capitalizzare. E questo è un passaggio quantomeno discutibile. Qui cercherà il tiro. No, niente, è finito il fuorigioco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Minks sul pallone. Minks la mette in mezzo. Meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Devono cercare di essere più concreti se vogliono recuperare.
Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Che sì. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Hernandez. Può calciare la rete. Parata di Donnarumma. C'è la palla lunga in avanti. Questo errore potrebbe essergli fatale. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Non ha giocato male la difesa.